Eccoci, buongiorno, siamo a Sturla, siamo in via Massone, andiamo a presentare un appartamento posto all'ultimo piano di una bella palazzina, un appartamento quindi che gode logicamente di grandissima luce esterna in tutte le stanze e anche di una silenziosità. Partiamo subito da questa, chiamiamola al momento stanze, poi potremo andare a vedere come destinarle. È una camera con un bel parquet. L'esposizione è prettamente est. Io volutamente ho voluto fare il filmato nel pomeriggio per fare anche vedere che nonostante il sole abbia girato, l'appartamento è decisamente luminoso. Come vedete l'esposizione è molto tranquilla. Vedete che c'è anche uno scorcio mare, quindi la vista da questo lato, quindi verso sud, è molto aperta. Gli infissi sono in ottimo stato, in alluminio bianco col doppio vetro termico, vi sono le tapparelle, il riscaldamento è un centralizzato con le valvole termostatiche. Ho iniziato dall'ingresso, questa stanza è interpassante, quindi ha due porte e mi porta in quell'altro lembo di corridoio. Ora se io torno indietro, ecco, riesco a farvi vedere, io ho iniziato di lì. C'è questa piccola ansa, c'è la stanza che abbiamo appena percorso col parquet. Entriamo in quest'altra che potrebbe essere a tutti gli effetti o una zona giorno o una camera da letto. Questa finestra è dalla stessa parte di come ho fatto vedere prima, di cui abbiamo invece un bel poggiolino dove poter anche stendere. Come vedete, la vista è molto aperta, la sottostante via Pratolongo che poi si incrocia con via Massone e quella che inquadra adesso è l'inizio di Berna Bobrea. Rientriamo, come vedete comunque gli infissi essendo in ottimo stato nel momento che chiudo isolo anche quelli che sono gli eventuali rumori esterni. Qui abbiamo la cucina, lo scaldabagno a gas, e qui ancora abbiamo un'altra stanza o camera o cameretta. Vedete che posso fare tranquillamente il filmato a finestra aperta, che poi sostanzialmente già via Massone di per sé è tranquilla, ma qui ancora di più. E finiamo con il bagno. Poi adesso andiamo a ragionare su quello che si può eventualmente fare, ed ecco il bagno. Si può mettere tranquillamente al posto della vasca una doccia, quindi guadagnare dello spazio. Qui abbiamo questa nicchia dove eventualmente mettere la lavatrice senza ingombrare la cucina. La finestra del bagno, come un'utile finestra che c'è in ingresso, sono sul caveglio, ma chiaramente è un caveglio luminoso essendo l'ultimo piano. Cioè quindi noi a questo punto abbiamo una casa che ha due camere da letto. Abbiamo anche però il vantaggio di che cosa? Di questa cucina che è posta esattamente tra una stanza, questa, leggermente più piccola, e questa leggermente più grande. Quindi spontaneamente verrebbe da dire o qui tiro giù questa tramezza che adesso sto inquadrando e creo un ampio open space, peraltro sarebbe anche indicato perché c'è il poggiolo e quindi di conseguenza anche questa parte di corridoio che io adesso filmo, ecco questa è l'immagine che è forse più chiara, diventa di fatto zona giorno, perché fortunatamente queste che io vado ad indicare sono delle tramezze. L'altra soluzione è tenere questa come camera da letto principale, questa come cameretta singola e ricavare la zona giorno sostanzialmente in quella stanza che abbiamo visto all'inizio col parquet.
Teniamo anche conto sempre che il fatto di avere delle tramezze mi dà modo e maniera di far sì che questa parte che adesso sto inquadrando, che teoricamente in questo momento è un corridoio, potrebbe essere nuovamente aperta e quindi la zona giorno, in questo caso non più un open, ma parliamo di zona giorno, quindi sale e salotto insieme, ecco, vedete in questo momento la zona ancora col pavimento alla graniglia e la zona col parquet. Tutto questo può diventare un vano unico. L'ingresso è un ingresso che comunque non è troppo grande né troppo piccolo, permette di entrare e di non avere l'oppressione subito di un corridoio. Questa finestra, dicevo, è molto utile perché comunque mi dà una luminosità naturale quando entro. Quindi rivediamola ancora una volta. La prima stanza o camera che vogliamo dire, questo corridoio, ma è un corridoio un po' largo, quindi potrebbe essere utilizzato, che fa questa curva, questa prima camera, che io identifico più come cameretta da letto singola, anche perché è vero che confina con la cucina, che posso aprirla, ma è vero che allora il gioco dell'open space, che ci siamo detti, vale più da questa parte. Questa è la cucina e questa a quel punto diventerebbe bella riosa la casa. Il riscaldamento l'abbiamo detto, è un centralizzato con le valvole termostatiche, ancora una visione del bagno, gli infissi sono in ottimo stato, l'appartamento è in ottimo stato, poi ognuno di noi chiaramente va a personalizzare l'ambiente come meglio crede. Abbiamo visto l'esposizione, è un nord-est, quindi abbiamo sicuramente, come vedete, volutamente di pomeriggio, non ho acceso luci, non ce n'è bisogno. Possiamo immaginarci se io faccio il filmato, avessi fatto il filmato alle 10 del mattino o alle 11, proprio perché alla mattina abbiamo anche proprio il sole che va a entrare dentro in casa. Ancora una volta la vista esterna, apro la finestra per far vedere e come vedete c'è molto molto silenzio. Qui finisce il nostro filmato.